Il piede piatto, il piede valgo o pronato significano che non stai appoggiando correttamente il tuo piede sul terreno e questo ovviamente può causare delle problematiche alla caviglia, quindi dolore. E in questo video ti spiegherò come risolvere il dolore acuto in questo momento e poi naturalmente ti insegno anche degli esercizi proprio per migliorare l'appoggio del tuo piede e quindi prevenire anche in futuro queste problematiche. Senza adesso che ci perdiamo troppo nelle varie definizioni, giusto per capirci, nel caso del piede pronato abbiamo la parte posteriore del piede, quindi il calcagno, che è ruotato verso l'interno. Quindi sarà solo la parte posteriore che, come dicevo, ruota e cade verso l'interno. E mentre nel piede valgo e nel piede o piede piatto abbiamo qui, vedete, questa forma di arco nel piede che è tenuta su da tendini, legamenti, muscoli che non, diciamo, non mantengono più questa forma di arco, ma viceversa questo arco va sempre più a calare fino a quando nel piede piatto di terzo grado, no, secondo grado, tocca veramente il pavimento, quindi tutto il piede tocca a terra e ovviamente non va bene perché in questo caso il peso non viene distribuito bene come dovrebbe, ma tutto il peso cade proprio verso l'interno. Adesso ti consiglio di fare un piccolo test per capire se questa problematica riguarda anche te. Ti metti davanti allo specchio, mi raccomando, devi poter vedere ginocchia e caviglie sui piedi e ti immagini una linea perpendicolare che praticamente passa per la parte centrale, quindi il mezzo della tua rotula e poi cade, continua ovviamente questa linea verso il basso. E la linea dovrebbe passare veramente diciamo, per il centro della caviglia. Più questa linea è scostata verso l'interno o viceversa, la caviglia è scostata verso l'esterno, e più vuol dire che tu carichi troppo la parte interna della tua caviglia. Adesso, quello che può causare il tuo dolore che senti in questo momento, questo dolore acuto, è proprio il fatto che ovviamente se il piede carica male, quindi in questo caso carichiamo, come ho detto, troppo la parte interna, questo avrà come conseguenza che tutta la muscolatura, che ovviamente parte già dalla gamba e va poi giù al piede, sia quella interna, quella anteriore, questa laterale e posteriore, lavorano tutte, diciamo, in modo sfasato, non lavorano bene. Per esempio, la muscolatura sul lato interno, quindi questa qua, lavorerà tendenzialmente sempre in allungamento, è come se fosse tutto il tempo stirata verso il basso, mentre la muscolatura qui sull'esterno tutto il tempo si trova in accorciamento. Ovviamente poi a seconda della persona, il dolore può in una persona può manifestarsi sulla parte interna, dall'altra sulla parte esterna, dall'altra invece sulla parte posteriore. Quello poi è molto soggettivo, però il problema principale è proprio questo carico errato. Ora, per alleviare già da subito questi dolori, prenderemo la Physio Colmangan e andremo a lavorare su tutti questi muscoli dolenti proprio per ridurre subito il dolore. E poi passeremo agli esercizi invece di rinforzo proprio per riposizionare bene il piede, che il carico sia ben distribuito e quindi questi problemi, queste contratture muscolari non continuino a crearsi. Allora, inizieremo adesso per il dolore sul lato esterno della caviglia, quindi vi posizionate in questa maniera, poi prendete contatto, adesso lavoreremo prima sui muscoli fibulari, quindi qui la muscolatura laterale, che è spesso molto dolente, e in questo caso allora qui prendete contatto con il malleolo esterno, questo osso qua che sentite, e praticamente adesso vi immaginate una linea che
va su dritta e questo praticamente è il decorso dell'osso della fibula. E qui su in cima sentite anche la testa della fibula. Comunque voi rimanete proprio qui su questa linea verticale verso l'alto e andate a palpare zone fastidiose o anche dolorose alla palpazione. Poi quando ne avete trovate una o più, accendiamo la pistola e semplicemente, allora, o passiamo la pistola su e giù, oppure possiamo naturalmente anche rimanere direttamente sul punto che abbiamo trovato prima. Terza opzione, aggiungiamo il movimento della caviglia. Secondo punto, lavoriamo adesso qui a livello del soleo, quindi qui ci semplicemente portate verso il basso, quindi spingete verso il basso la punta del piede e qui si attiva, vedete posteriormente, il gastrocnemio, quindi qui la muscolatura del polpaccio. Subito sotto questa protuberanza abbiamo il soleo. E qui non facciamo altro come abbiamo fatto appena adesso. Allora, prima tastate in cerca di punti fastidiosi, dolorosi, duri, e poi dopo semplicemente lavoriamo di nuovo. Possiamo prima muovere verso l'alto, verso il basso la pistola, oppure rimaniamo direttamente sopra, sul punto. Terza opzione, muoviamo flessione, estensione, la caviglia. Il dolore sulla parte interna della caviglia, ci mettiamo in questa maniera così. E adesso prima andremo a lavorare sull'abduttore della luce, quindi qui praticamente prendiamo contatto con la parte interna della pianta del piede. E qui lungo proprio il primo raggio del piede troviamo subito i punti fastidiosi, accendiamo di nuovo e anche qui di nuovo potete passare la pistola verso l'alto e il basso, oppure anche rimanere direttamente sopra, oppure terza opzione, potete flettere ed estendere le dita del piede. Qui potete, come secondo punto, vi consiglio di fare anche il gastrocnemio, qui la parte interna. Di nuovo per evidenziare il muscolo, portate il piede verso spingete verso il basso. Qui vedete subito la protuberanza, palpate fino a trovare, diciamo, le zone più fastidiose. Mi metto da questo lato che forse si vede un po' meglio. Qui abbiamo la protuberanza, quindi il muscolo, e semplicemente anche in questo caso potete o rimanere fissi sul punto, oppure anche muovere la pistola lungo tutto il decorso del muscolo. Terza opzione, muovete di nuovo la caviglia. Per il dolore sulla parte anteriore della caviglia invece, quindi più in questa zona qui, andiamo a lavorare sul tibiale anteriore e gli altri muscoli estensori delle dita che si trovano qui davanti. Quindi semplicemente adesso qui sentite subito il margine tibiale, quindi questo osso. E appena un centimetro a destra di questo osso si trova il nostro muscolo, basta che poi portiamo verso l'alto il piede e sentiamo subito sotto le nostre dita come si gonfia. E qui, anche in questo caso, adesso spero che si veda. Allora, porto prima la pistola lungo tutto il decorso, vado su e giù,
Poi quando ho trovato un po' dei punti più fastidiosi, rimango sopra, sul punto. Terza opzione, posso decidere di effettuare anche una flessione ed estensione della caviglia mentre tratto i punti. Rimaniamo sempre fino a quando che sentiamo che lentamente si sono rilassati, non deve mai farvi male, è importante. Poi, per il dolore invece sul lato posteriore, quindi se vi fa male il tallone, il tendine d'Achille, tutta questa zona posteriore, allora abbiamo già visto prima il trattamento dei gastrocnemi, quindi questi muscoli qui sopra. Abbiamo anche già visto il trattamento del soleo, quindi questo muscolo più in basso. E, ci manca eventualmente ancora che potete fare. Direttamente la pianta del piede e in questo caso, come abbiamo fatto prima, facciamo altro che qui proprio tutta la pianta del piede la tratteremo e potete o muovere la pistola verso l'alto e verso il basso oppure rimanete di nuovo direttamente sopra sul punto oppure potete simultaneamente chiudere, cioè flettere ed estendere le dita del piede. Quasi dimenticavo un altro punto prima. Il terzo punto è il tibiale posteriore. Allora qui trovate subito l'osso che è la tibia. Quindi questo margine, questo bordo osseo, e subito dietro all'osso troviamo in profondità il tibiale posteriore. In questo caso anche prima palpo la zona in cerca di punti dolorosi o duri, o entrambi, e poi posiziono la pistola su quel punto. Posso muovere naturalmente di nuovo su e giù. Poi, quando si è un po' rilassato, rimango proprio sul punto un po' più fastidioso, non deve mai farvi male. E terza opzione, porto verso l'alto, verso il basso, muovo verso in flessione e estensione la caviglia. Adesso che abbiamo un po' rilassato la muscolatura, il dolore dovrebbe già essere calato. E adesso vi consiglio naturalmente di fare degli esercizi proprio per cercare di posizionare bene i piedi per terra. Questo esercizio è adatto per chi ha il piede piatto, e cioè, allora, chi ha il piede piatto tendenzialmente porta il peso più sul bordo interno, quindi quando cammina, adesso esagero ovviamente, ma in realtà dipende sempre dalla gravità del piede piatto. Il peso viene, come vedete, viene proprio scaricato sulla parte interna. Quindi su questa zona qui. Adesso noi dobbiamo cercare di portare il peso più verso l'esterno. Quindi vi consiglio, quando camminate anche all'interno della scarpa, di portare il peso semplicemente un po' più verso l'esterno. Non deve per forza essere una cosa così esagerata, però cercate proprio di sollevare il peso dalla parte interna, quindi aumentando. Così facendo la volta mediale, quindi questo arco qui all'interno, e caricando un po' più la parte esterna. Da fuori non si vedrà nulla, ma dentro la vostra scarpa il piede è un po', diciamo, più accentuato l'appoggio sull'esterno. Mentre il secondo esercizio, che è ancora, diciamo, più consigliato a chi ha i piedi veramente molto piatti, come dicevo prima, dove proprio la pianta del piede tocca completamente il terreno. Per queste persone, il secondo esercizio che vedremo ora è ancora più importante. A casa cercate di, sia scalzi oppure anche con le scarpe, è indifferente, camminare tanto sulle punte dei piedi, perché così facendo evitiamo di caricare tutto il tempo il piede sulla parte interna e andiamo a rinforzare proprio questo arco plantare.
mediale. Quindi, per riassumere, chi ha solo leggermente la tendenza di appoggiare il piede sulla parte interna può limitarsi al primo esercizio, mentre chi ha un piede piatto che non ha più un arco plantare, dove veramente tutto il piede tocca per terra, vi consiglio di fare sia il primo esercizio che anche il secondo, proprio perché il secondo va a lavorare ancora di più su quelli che sono i muscoli che tirano verso l'alto la pianta mediale del piede, quindi vanno diciamo di nuovo a ricreare questo arco plantare. Spero che non sia stato troppo complicato. Se avete domande o dubbi, scriveteli pure nei commenti.